Un racconto realizzato per immagini basato sulle eccellenze della provincia di Vibo Valentia, dalla cipolla rossa di Tropea al pecorino del Monteporo, dallo zibibbo all'andugia, dal tartufo di pizzo ai mostaccioli al miele, alla suiaca della Costa degli Dei. È stato questo l'obiettivo dell'iniziativa Coltiviamo Capolavori, realizzata in collaborazione tra la Regione Calabria, Confagricoltura e Galterre Vibonesi, presentata a Catanzaro nell'area Pecco della cittadella. A confrontarsi sui contenuti dell'attività di promozione dei tesori del comparto agricolo, tra gli altri il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo ed il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso. Partiamo dal claim Coltiviamo Capolavori, che è stato coniato da Confagricoltura, ma ben si cala nella realtà calabrese. In Calabria abbiamo capolavori sparsi su tutto il territorio regionale, capolavori dell'enogastronomia, e con questi corti abbiamo voluto rappresentare al meglio la nostra regione, coniugando produzione, storia dei territori e bellezze paesaggistiche. Questa è la sfida che come Gallo abbiamo abbracciato sin dall'inizio, la rete, la sinergia e soprattutto l'ascolto del territorio. Questo ascolto del territorio ha fatto sì di realizzare delle attività importanti e infatti proprio come Galterre Vibonese abbiamo finanziato centinaia di realtà, c'è un protagonismo giovanile e femminile che è straordinario. Io penso che sia fondamentale, sono tutte importanti, innovazione sicuramente perché attraverso l'innovazione noi diminuiamo i costi di produzione, formazione perché la formazione è fondamentale, cooperazione perché bisogna stare insieme, noi altri che siamo individualisti abbiamo bisogno di alleanze interne e poi dobbiamo avere alleati all'esterno, infine promozione, l'individuazione di alleati all'esterno attraverso il racconto di una storia che è la storia bella di questa regione, la storia più vera, più reale, che è anche fatta di grande qualità e anche di grandi sapori.